è un piacere vedere il Veneto risvegliarsi così. Diciamo che siamo tutti addolorati per la scossa, questo non c'è il minimo dubbio, lo so, tutti siamo rimasti male, però è stato un bel segno, ma un ragionamento dobbiamo farlo. Quando si parla di Europa, si parla di un'Europa che garantisce il centralismo degli stati-nazione, come l'Italia, nati nel secolo scorso, e che vanno avanti, non dico ad essere fascisti, ma insomma a essere enormemente centralisti. Noi abbiamo seguito sempre la Scozia, abbiamo fatto le stesse cose, la devoluzione ad esempio, io e Calderoli, però la devoluzione è passata in aula, in Parlamento, però la sinistra l'ha impugnata e ha fatto fare un referendum che è passato al nord, però non al sud, questo logicamente ha bloccato la devoluzione. Siamo in un paese che non è democratico come l'Inghilterra, questo è un paesaccio, un paese che non conosce la democrazia. Adesso abbiamo Renzi che copia e strappola dalla devoluzione la riduzione del Parlamento, il numero dei senatori in Parlamento. Allora non andava bene quando l'abbiamo fatto, adesso lui lo fa. Tra l'altro noi l'avevamo fatto in maniera diversa, andando a parlare con i senatori e trasformando il Senato in un Senato delle regioni come in Germania. Lo arriva lui e impone, bella democrazia, c'è il minimo dubbio. La sinistra che ci governa oggi è un dramma per la democrazia, per la libertà del Paese, devo dire questo. La devoluzione l'abbiamo fatto noi, certo mutuandola dalla Scozia, perché poi i movimenti indipendentisti sono tutti collegati. Anzi, una delle cose che la Lega deve fare subito è muoversi, andare subito a Barcellona. Ricordiamo che io andai a Barcellona a tenere una conferenza stampa subito dopo il Po, la manifestazione del Po. Andai là e gli parlai di indipendenza. Loro non erano sensibili all'indipendenza, erano più sensibili al federalismo, a quelle mezze misure. Oggi sono diventati indipendentisti, hanno anche copiato, noi siamo andati sul Polo, sono andati in autostrada, però è importante che le idee si scambiano, deve continuare questa idea che si scambia, per cui dobbiamo muoverci. Salvini, io dirò, ora, muoviamoci subito, andiamo sia in Catalogna sia in Scozia, perché la Padania, il Veneto e la Lombardia sono popoli potenti, forti, che hanno sempre lavorato, quindi hanno anche capacità economiche importanti. Quindi bisogna muoversi, altrimenti gli altri troveranno sempre un'Europa centralista e garante del fascismo degli stati come quello italiano che li copre. Noi dobbiamo metterci a unire le forze indipendentiste. Ci sono quelle del Belgio, ci sono quelle della Catalogna, ci sono quelle basche, cominciano ad essere notevoli. Bisogna unire le idee e le forze, perché se vai a dire alla gente non siamo soli, siamo in tanti, ci sono anche i popoli padani che economicamente sono forti, non hanno paura di nessuno, allora la gente sa che chi vota indipendenza sa che non finisce nel vuoto, perché come hanno fatto a non far vincere gli scozzesi, li hanno spaventati, hanno cominciato a dire perdete la pensione, come se la pensione fosse un mucchio di soldi messi da parte dell'Inghilterra. Non è così, le pensioni le pagano chi lavora attivamente, non è lo Stato che dà parte i soldi per pagare. Quindi chi lavora,
chi lavora attivamente, dal lavoro attivo viene il pagamento delle pensioni, quindi non è che viene da Roma la pensione, viene dai nostri lavoratori, sono i veneti che si pagano le pensioni dei veneti. Quindi chiedere l'indipendenza vuol dire poter gestire meglio i soldi anche per le pensioni. Se invece passi per Roma e la percentuale se la tiene sempre. Questo. Però in Scozia mi hanno fatto spaventare. Perdete la pensione, gli hanno detto, stupidaggine. Anzi, avranno più pensione se passava l'indipendenza. Perché i lavoratori scozzesi erano loro che pagano la pensione dei pensionati scozzesi, così come i lavoratori veneti pagano la pensione dei pensionati veneti. E se vanno a Roma quei soldi che non vanno ai nostri pensionati, ai pensionati veneti. Quindi tenteranno di spaventare. Addirittura Obama, perfino Obama, che dimentica la storia e che si mette contro la Scozia. Ma come? L'America non è forse nata il giorno in cui patrioti americani salirono sui vascelli inglesi nel porto di Boston e buttarono a mare le casse da te inglese. Non è mica nato così. Se non ci fosse stato quell'atto di forza, quell'atto di disobbedienza e di forza, oggi l'America sarebbe ancora una delle tante colonie britanniche del mondo. C'è un momento in cui i popoli, la gente deve prendere coscienza della propria forza e non deve farsi spaventare dagli spaventapasso che Roma manderà. Purtroppo lo Stato alla televisione, quindi entra nelle case, quindi nella testa della gente, con un sacco di balle, cercando di no, e poi vi diamo tutto, ci danno un cazzo. Noi abbiamo fatto il federalismo fiscale, la devoluzione, sono tutte passate in aula, teoricamente il paese è un paese federalista, col cavolo che hanno applicato il federalismo fiscale, ha fatto venire Monti che ha fatto una legge che ha detto io il federalismo lo lascio, però lo sposti in là negli anni, insomma, nella vita chi ha paura muore mille volte, noi dobbiamo, popolo veneto, io vi conosco come un grande popolo, coraggioso, e si dovrà dire, nella storia dovrà dire, i Veneti hanno le palle e non si sono fatti spaventare, sono andati avanti, certi del loro buon diritto alla libertà, perché quella sarà la partita, cercheranno di spaventarvi, voi dovete tirare dritti. Un po' la Scozia ha perso per quello, perdete la pensione, perdete i posti di lavoro. Il contrario, è esattamente il contrario. Le pensioni le pagano i lavoratori veneti, non Roma. Roma porta via le pensioni, non le paga. Attenti bene, io sono certo, quando ho fatto l'accordo con la Lega Veneta, venni a fare l'accordo a Mestre, fece quell'accordo perché sapevo che il nord aveva bisogno del Veneto, il Veneto che ha forti identità, dove si parla ancora il Veneto nelle famiglie. Purtroppo, ad esempio, in Lombardia il colonialismo italiano, canagliesco, puntanesco, troiesco, il colonialismo italiano ha cancellato anche quella che noi chiamavamo dialetto, tutta casa. Guai se a scuola mettevi una parola in dialetto. Mi ricordo la maestra seconda elementare, puoi far venire tua madre domani, ma va bene. Mia madre va là e gli dice, signora, suo figlio va abbastanza bene, abbastanza bravo, però intanto mette qualche espressione dialettale nei temi, gravissimo. Ma parlate dialettica, sì. È sempre stata la nostra lingua. Ah, gravissimo, dovete parlare in italiano a casa, se no venite condannate dalla scuola di Stato. Per fortuna il Veneto, io lo sapevo, il Veneto parlano Veneto in ogni casa ed è,
e dell'identità che si è salvato. Grazie, vedo, grazie, grazie. Sì. Sono cose fondamentali, perché se uno non ha coscienza di sé, non sa di essere veneto, non ha la forza di combattere. Voi siete veneti, avete diritto di avere la libertà, non ci interessa. Quel che è avvenuto in Scozia dimostra, come è stato detto prima, che è di diritto che dovete avere il referendum sull'indipendenza. Quel che avviene oggi, hanno voluto la globalizzazione, bene, non può funzionare solo nel male, anche nel bene deve funzionare. Se è avvenuto in Scozia, pur capendo che là c'è la regina e qui c'è Re Giorgio, che è un po' diverso, però diciamo duri, duri, vogliamo vedere chi ha la testa più dura e chi ha le palle più dure, duri. Quella è canaglia, canaglia antidemocratica. La sinistra è responsabile di aver fermato la devoluzione in Italia. Una legge passata in Parlamento e cancellata grazie alla sinistra, che andava a dire l'hanno fatta per distruggere il Sud. Se c'è qualcuno che sarebbe felicissimo che il Sud avesse la sua autonomia, come noi siamo noi. Noi siamo contenti se qualsiasi popolo abbia la sua libertà, anche al Sud. Sì, signore. Noi vogliamo solo comandare a casa nostra e non vogliamo essere comandati dagli altri. Quindi, amici miei, io sono sicuro che la partita sarà di quelle eclatanti, scintillanti, e che voi non vi farete ingannare. Il manifesto migliore, i veneti hanno le palle, caro Renzi, hanno le palle, non riuscirai a ingabolare i veneti con le tue chiacchiere, con le tue false promesse. Tanto per cominciare, una lezione gliela diamo subito. Sapete perché non c'è il posto di lavoro? Non solo per la crisi internazionale, ma anche perché c'è una legge fatta dalla sinistra, fatta da Prodi con i voti della sinistra, che ha portato via, ha rubato il TFR alle imprese e l'ha dato allo Stato. Lo Stato se l'è mangiato tutto e le imprese logicamente falliscono o scappano all'estero. Col TFR i loro lavoratori, le imprese si autofinanziavano. Invece la sinistra ha pensato che ci potesse essere un futuro senza imprese, no. Senza le nostre imprese noi non avremmo futuro. Le imprese, il futuro c'è solo con le nostre imprese, non come pensa la sinistra, senza imprese. E quindi ha cancellato, rubando il TFR alle imprese. Non dico io la parola rubata, lo dicono la magistratura contabile, che dice è stato un esproprio senza indennizzo, cioè un furto. Fatto le imprese, altro che crei posti di lavoro. Quali posti di lavoro? Zero, finora ne ha creati zero. Bene, adesso, tra breve, parte anche la raccolta firme per un altro referendum per il posto di lavoro. Si ridia il TFR alle imprese, non allo Stato italiano. Magnone e farabutto. Ah, questa è la via. Quindi, allora sì che le imprese, se hanno i soldi, il TFR sono in grado di autofinanziarsi. Non sarebbero come adesso, in balia, nelle mani delle banche. La sinistra ha messo le imprese nelle mani delle banche. E quindi chi è scappato, chi chiude. No, no, noi non possiamo stare in un merdaio del genere. No, signore, tiriamo dritto per la nostra strada. Che il mondo possa dire, i veneti, un grande popolo, un popolo con le palle, non si è fatto spaventare dalla coglionaggine romana. Grazie, veneti. Un abbraccio a tutti, veneti. Grazie.
Grazie, grazie.